Oddio. Allora, i compiti. Allora, Mary. Sì, buonasera. Filippo, Filippo, mettiti al quaderno anche tu. No, mettiti il microfono. Okay, sì, sì, sì. Ah, pagina 81. Allora, oggi facciamo due cose sui verbi. No. Una è la differenza tra predicato verbale e predicato nominale. Scordatelo. Ve le ricordo io, velocemente. Sì, eh. Predicato verbale informa su ciò che il soggetto fa o subisce. Ok. E il nominale? Informa su una qualità, una caratteristica o uno stato del soggetto. Ok. Faccio un esempio. Il cane ha giocato tutto il giorno in giardino. Predicato verbale. Bravissima. Okay. Perché ha informato su una cosa che il soggetto ha fatto. Bravissima. E invece il nominale, fai un esempio. La piscina è affollata di domenica. È affollata, non è quello. Io l'ho capito meno. Quando di domenica? No, non è quello. È che non è una cosa che fa. È una cosa, è uno stato, è una qualità. La domenica. Avvicinati quel microfono, Filo. Filippo, avvicinati. No, devi stare vicino al microfono. Hai capito? Ci credo. No, allora, Filippo è il classico che si allaccia le scarpe, sì, quando interrogano. Allora, questa la fate voi. All'ombra degli alberi del parco si sta benissimo. Nominale. Cosa dovremmo fare? Nominale. Ah, nominale, nominale. È giusto? Anche secondo me, ma non sono sicuro. Allora, se non le sai perché è stare, allora, non è che, cioè, però scusa, stare è qualcosa che fai. Andiamo al prossimo esercizio. Allora, okay. Vabbè, uno l'importante, allora, è che facciamo i compiti. Poi, se poi mi confondete, ma infatti. No, ma poi se sono sbagliati ce li correggono, no, a settembre. È questo l'importante. Brava, brava, ti metto un più, Madonna, mi viene da piangere, mi commuovi. Questo è il senso dei compiti. Vi darò dei verbi e insieme dovremo scrivere verbo, qual è, all'infinito, modo, tempo e persona. No, dai, no, questo non è per si fa. Zitti. Allora, cominciamo con seduto. Voce del verbo sedersi. Sì, sedere. Sedere, scrivere sedersi. Si può dire. Cosa fate? Ridete? Vi date di gomito? Scrivi sedere, l'ho fatto apposta. Sedere. Seduto è, che modo è? Io lo so. Vai. Non lo so, non so sicuro. Participio passato. Bravissimo. Participio. Bravo, grande. Quindi, modo, participio, tempo passato, perché presente sarebbe. Aspetta, mi ripeti. Sedere. Ah, Participio presente. Sedente. Bravissima. Seduto è participio passato. Sedente, però, cioè, ma chi lo usa? Non importa, però, sarebbe presente. Di secolo, Diego, anche. È mangiata. Voce del verbo. Mangiare. Mangiare. Passato. Modo. No, in transito. No, ma. Mangiata è. No, io mai in zero in grammatica. Ragazzi, zitti, che Filo la sa. Non è anche questa participio passato. No, perché mangiata, sì, ma è mangiata. Ah. Cosa? È come ho mangiato. Fai ma conto, matematica... per farlo facile, ho mangiato. In modo indi? Cattivo. Oh. Poi, passato? Passato prossimo. Stupendo. Passato prossimo. Stupendo. Chi passato però? Pieno di terza cose. Persona, certa persona. Bravissimo, Filippo, grande! Grande! Viaggevole il microfono, che è tutto storto. Ma infatti, un altro, dai. Viaggiando. Mm. Allora, voce del verbo. Viaggiare. Modo. Alzato la mano. Io lo so. Vai. Gerundio. Bravissimo. No, vabbè, è un mostro. Tempo. Mary J, tempo pre? Presente. Oh, come te, sei presente, no? No, perché quando è la matematica, scusa. L'ultimo, dai, l'ultimo. Avrei nuotato. Voce del verbo. Attenzione, la Sabrina dice il nominale ha sempre e solo il verbo essere. Certo. Ok. Sì. Vabbè, lo dico per. Infatti è affollata, era l'esempio giusto. Metti un più a lei. Sì, Sabrina più. Però siamo al tema. Sì. Avrei nuotato. Voce del verbo, nuotare. Pina. Nuotare. 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 Allora. Modo. Un bel avrei, modo, uno avrei, stile libero. No, modo. Io so, io so. Condizionale. Condizionale, ma non è presente, perché il condizionale sarebbe nuote. Rei. Quindi. Passato. Quindi, ok. Chi? Quindi che quando eri persona piccolo. Avrei nuotato? Io. Prima.
Quindi che persona è? Prima persona singolare. Singolare. Che fatica. Basta, per oggi abbiamo... ci sarebbe Giocassi. Mamma, io e te, Mary, ce la siamo vista brutta. Filo e spaccato. Ci sarebbe Giocassi, ma vabbè. Voglio vederti domani con matematica. Voglio proprio vederti. Come sei? No, meglio italiano. Va bene. Bravi, allora possiamo, tutti. Spostiamoci tutti perché è il momento lenti. Oh, che bello. Filo, ballo con te. Io ballo con la Mary. Va bene.